Bentrovati amici e amiche del gameplay su Game Over Size. Sono 390 e siamo sempre su Rise of the Tomb Raider. Allora, abbiamo liberato il cancello grazie ai trabocchi, come cavolo si chiamano, e siamo pronti ad entrarci, ma la resistenza dei nemici è tanta. Del tempo di mirarti in testa e quindi crepi come un cane. Oddio, quanti sono. Vedo esplosivo, vai. Te invece ti sei avvicinato lì, sei un vero stronzo. Oh, che me fai, cazzo? E dai. Che volete, dico io. Ragazzi, volevo accendere tutti i fuochi di segnalazione per fare la sfida, però me ne mancano due. Uno so dove sta, ma me ne manca l'altro. Uno dovrebbe stare a sti pizzi qua, dovrebbe stare, ragazzi. Aspettate, eh. Lì. Quello l'ho acceso. Eccolo lì giù. Eccoli là, li ho visti. Non so se da questa distanza potrei riuscire a infuocarli, ma dubito. Dovevamo farlo con i mortai, ma non ne abbiamo più. Oh, gli vado vicino lì con quello, eccolo lì. Vabbè, pazienza. Non ci frega un cazzo. Allora, come si passa qui, ragazzi? Sono rimasto bloccato qui. Allora, dobbiamo... Andiamo qui dal muro. Bene. Ormai è tutto in fiamme, ragazzi. Aspetta, mi sono accorto, se ci facciamo caso, fuori dalle mura della città c'erano tutte le armi d'assedio che Keller ha detto che erano dell'esercito mongolo. Quindi l'esercito mongolo ha invaso Kitesh. Una collana fatta di ambra del sì, non ci interessa. La collanina. Adesso andiamo, funziona a non cadere come un deficiente. Poi non me ne ho mai accorto che con l'abilità che abbiamo noi, quando miriamo con l'arco e facciamo lo zoom, l'arco mira automaticamente alla testa, perché è un'abilità che avevamo sbloccato. Cos'è, cavolo? Non me ne ero mai accorto. Oddio, attenzione. No. Perché pareva che... poteva mancare il pezzo in cui scappiamo? In questo gioco? E scappiamo... Oddio. Oh, che fortuna. Oh, te pareva. Calmati. Ma grolla, sta grollando, sta arrivando. Ok. Nemici, porco cane, non ce la faccio più a combattere contro questi. Stare attenti qua. Via, fuggi. Ok, fuggi, calmo. Abbiamo tutto il tempo possibile. Questo è proprio un figlio di puttana, sei. Curati. Brava Lara. Fuggi da qui. Oh, che botta in testa, oh. Ma siamo male. Porco cane, ragazzi. Che botta in testa. Oh. Avvicinate. Non tu. Tu per forza ammazzate così devo. Crepa. Tu e l'armatura. Attenzione. Devo stare attenti ai loro colpi di merda. Vai con l'uccisione. E dai. Che cazzo. Mica è sempre domenica per voi, Vedi, mira subito la testa, mira adesso. Una nuova abilità ed è uno spettacolo. Ciao. Sì, te no. Te non vai proprio bene, non vai. Guarda che sto preso ai piedi, deficiente. Le armi? Ci hanno lasciato qualcosa? Col cazzo, possiamo prenderle. Oh mio Dio, però siamo sotto un lago, stiamo. Un ghiacciaio. Allora, la Trinità è riuscita a entrare. Allora, non possiamo... Cammina, corri. Vai, via. Ma che siamo matti. Oh my God, di qua. Ho fatto stupido proprio. Vai, sai. Da quale parte?
Ok. Ma faccio così che è meglio. Poi da qui vediamo già il dopo. No, non lo vediamo. Penso là, per forza, non abbiamo tanta scelta, eh. Mamma, poi ha fatto tutto il legno. Oh, cazzo. Vai così, brava Lana. E qui? C'è una corda? No, ma la corda penso non serve a niente. Oddio, sto vedendo la... la IA, ragazzi. Lì, che c'entra lì? Anche nel ghiaccio. Vabbè, ok, questo sì, ho bene. Ma io? No, non è neanche qui. Allora, ragazzi, mi sto rincoglionendo, scusate. Ah va, ah va, ah va. Io non ho guardato com'è. Uno scemo. Ma che stai a fare, pice? Eh sì, dai, su. I believe I can fly. Che stai a fare? Sta a mettere le frecce. La posso riprendere, cioè? Ah no, la posso riprendere. Ma come cazzo? Ma la grappa di qua. Che sto per fare un casino. Ho una strada da rompere. Come la rompo? Sparagli, vero? No. Ok, l'hanno rotta loro. C'è bisogno che la rompevo io. Ole. Adesso non ci facciamo una corda traviare dall'ambiente. I believe I can fly. Dai, bella. Ok, sta città era un capolavoro, era. Un vero peccato che sia finita così. Facciamo a fare l'ampicata con frecce. Per sicurezza riempiamo dappertutto. Basta. Vai, che salti che fa provare, eh. Un po' forzati però. Va bene uguale. Non è questo che fa di un gioco brutto. Oddio, sta abbastanza lontana questa. Ce la facciamo? Vai! Dai. Oh, ma non finisce più sta via? È un casino, eh. Ce l'ho fatta così, vedi? Molto più veloce, eh. Con questa abilità che puoi attaccare le frecce tu. Ci sono delle vere abilità che modificano veramente il gameplay del gioco, eh. Non è una presa in giro. Uno pensa che le abilità sono opzionali, cambiano comunque. Cioè, ti rendono il gioco proprio più facile. Ma qua cambiano proprio il modo di approcciare a un enigma. Trovato campo base, continuiamo la nostra via di fuga. Qua penso sì. Questi qua erano abiliti, erano. Questa quadratura? Oh no. Ti pareva, lo sapevo. Vabbè, ci ha fatto il passaggio. No, non ci ha fatto neanche un cazzo di passaggio. Pensavo volevamo entrarci dentro. Era una era tipo una stanza di un palazzo. Oh mio Dio, ti prego. Tutto quanti. Uno dovrebbe arrivare, pure la Trinità dovrebbe arrivare. La Madonna! Che vuole fa? Ma che cazzo vogliono fa? Tutto ghiaccio! Ti pareva? Madonna! Io non ho capito una cosa, ragazzi, ma questi stanno a fare. C'ho sto buco nella trama. Allora, questa è la città di Gigtesh, là, come cazzo si chiama. Ok? E là ci siamo.
Fuori dalla città, dalle mura, sempre sotterrate, c'è l'esercito mongolo. Dunque quello che rimane, le armi da... le armi da assedio. Ora io mi chiedo, questo qui stiamo combattendo, sono quelli che dovranno difendere la città? No, lì stanno combattendo tra di loro. Cioè, quindi anche le tre... No, queste sono voci umane, sono... Adesso ho visto un soldato che combatteva con un altro immortale. Mi sono perso un punto, ragazzi. Mo... ho fatto a rivedere gli episodi vecchi. Se no mi manca un pezzo qua della lama. Me lo sono perso. C'è qualcuno di voi che segue i video, che si ricorda bene le puntate precedenti, se può illuminarmi, perché veramente mi sta dando fastidio sta cosa, perché non riesco a capire bene quello che sta succedendo. Ora Lara, ti pareva che c'è qualcosa di brutto? Sempre. Ah, sono morto! Perché sono morto? Ah, ok! Pensavo che era faccia parte del gioco! Vai, va! E mannaggia! Via! Oh, e che cazzo c'hai, io? Porco cane, io! Sali in pace, va, mannaggia. Ecco, da chi stanno combattendo? Cioè, noi sentiamo i colpi di... Ah, sono loro! Ah, non vedevo bene! Pensavo sempre erano uomini armati, pensavo! A terra! Sofia! Dove sei? Madonna, che bordello! Ti vedo, Lara! Faremo il possibile per darti supporto da qui! Grazie, Sofia! Qualsiasi cosa sarà da qui! Ho capito, qualsiasi cosa sarà d'aiuto, ma noi stiamo bloccati qui! Secondo dobbiamo combattere contro tutti, dobbiamo combattere! Ragazzi, voglio provare a fare... no, questi hanno le granate però, a differenza di quegli altri. Devo provare a fare una cosa. Avevo fatto il doppio colpo e non l'ha fatto, cura di Valara. Questi manco sono morti un colpo in testa. È corazzato, Devi c'è. Hai smesso di romper cazzo. Basta con queste granate! No, con questi cosolati e frecce non è che funzionano tanto, Nuove foglioline, frecce esplosive. Via, fuggi. Oh no, ma si è incastrato lì il muro, ma guarda! La telecamera mi dà fastidio in questo gioco, ragazzi. Fuoco di copertura, copite sto cazzo, copite. Bicetle. E lancia sto pisello, lancia. Che cazzo dobbiamo fare? È morto lui. Frecce penetranti, go go! Ciao! C'è un po' di frecce qua, ragazzi. Non mi sto sbagliando io. C'è una bomba pronta a essere lanciata. Guarda quanta roba che c'era, Boh, questa bomba e ci serve un cazzo. Devi trovare un riparo! Stiamo per sparare e tu sei allo scoperto! Non posso più. Ci sono quasi. Devo continuare. Vai, sei arrivata, vai. Oddio, che botta. Ok. Vai.
Morto? Sono morti? Dai, doppio colpo! Double kill! Vediamo tutto, ragazzi, che c'è tutta roba che ci può servire pure per le... per le modifiche alle armi. Oddio, per poco non piava una bomba stavolta. Cazzo, stavolta mi hanno messo... mi hanno inculato. Via, 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 curati, curati, curati! Attenzione, ragazzi, scusate. Sono beccato in testa questo confronto. Eh? Vuoi stare fermo? E dai! Che cazzo, ancora, non finiscono più. Allora, abbiamo quelle esplosive, no? Ok. Funziona così, funziona purtroppo. Vai, non è morto. Ma guarda che infamio. Mo' sì, però. Vaffanculo, va. Oh, quanti cazzo su. Ma esci su! Non ti pareva? Ultima freccia rimasta, ragazzi. Oh merda! Grazie, cazzo! Oh! Grazie, Spio. Okay. Un tiro eccezionale. Vai, 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 ci stiamo! Dai, cazzo! Prendi più frecce possibili dai nemici. Un po' pochine, però. Non credo niente, ragazzi. Che ci frega a noi. Vai. Ci siamo salvati, ragazzi. Da questo punto in poi ci sono campi base. Quindi, ragazzi, siamo di fronte alla fine del gioco, al punto finale. Non ci saranno più campi base. Questa è l'ultima parte del game. Quindi questo episodio può concludersi qui, nell'ultimo campo base del gioco. Vediamo se abbiamo qualcosa da modificare. Bene, ragazzi, sono contento di questo traguardo. Quando il gioco sta per finire. Noi ci salutiamo qui. Ricordo a tutti di lasciare un mi piace, di commentare il video e condividerlo. Poi a quelli che mi stanno ascoltando chiedo quale vorrebbero fosse la futura serie del canale. Farò anche un video apposta tra qualche giorno. Quindi se già cominciate a pensarci, scrivete nei commenti o in questo video o in quello che farò apposito. Quindi, ragazzi, io vi saluto e niente, vi lascio niente, perché il video finisce qua. Che cazzo sto a dire? Mi dilungo sempre troppo. Ciao, ciao, ragazzi.